Buonasera a tutti, bentrovati, ben ritrovati, grazie di essere qua. Siamo a un appuntamento importante che precede quello, lo dico in anticipo, di sabato e domenica prossimi, quando ufficialmente prenderà proprio il via questo progetto Cinema e Costituzione Volontà e i suoi tempi, con due giorni, il sabato dedicato a una conferenza che racconta chi era Volontà e la sua vita, anche se noi abbiamo già avuto dei messaggi attraverso queste schede, e poi proietteremo sempre un breve filmato che è quello girato da Elio Petri nel 70 con Volontà e altri attori, che racconta attraverso le versioni, tra diverse versioni della polizia, le tre ipotesi sulla morte dell'anarchico Pinelli. Così omaggeremo anche la strage di Piazza Fontana, ricorderemo anche i tragici avvenimenti, un modo anche nostro di partecipare a quegli eventi a distanza di tanti anni. E poi il giorno successivo, la domenica, sarà presentato il docufilm che racconta la vita di Gian Maria Volontà come attore e come uomo, attraverso le testimonianze delle persone che hanno lavorato e vissuto con lui. Ed è un documento, forse il migliore che è stato girato su Gian Maria Volontà al giorno d'oggi, certamente molto interessante e anche molto emozionante. Questa sera noi parliamo di un film, Il sospetto, di Francesco Maselli, che è stato realizzato tra il 74 e il 75, è uscito in sala nel 1975, ed è uno di quei film, anzi è il film che chiude quella serie di cui abbiamo già parlato e già visto nelle puntate precedenti, negli incontri precedenti, quella serie straordinaria di 5 anni, 6 anni, dal 69 appunto al 75, in cui Gian Maria Volontà, che è nella maturità piena personale e sta anche raggiungendo la maturità professionale, inanella una serie di film importantissimi, anche di grandi successi, che sono rimasti tali nella storia del cinema. Questo è l'ultimo, ed è un film particolare, molto particolare, perché il regista ha scelto un tema particolare, una storia, un periodo storico estremamente particolare, di cui non si parlava poco, si parlava pochissimo allora, non si è più parlato oggi, più che meno che mai, con quello che sta succedendo, figuriamoci, se si va a parlare di quello che erano i comunisti italiani negli anni 30, di quello che hanno fatto gli antifascisti, di antifascismo negli anni 30, assolutamente no. Maselli sceglie di parlare di questo perché è uno dei periodi, il film ambientato nel 1934, uno dei periodi più difficili, diciamo l'ora più buia, l'ora più difficile della storia dell'antifascismo in clandestinità del Partito Comunista. E lo racconta attraverso la storia di un operaio, Emilio R., che è appunto il protagonista, cioè Gian Maria Volontà. Chi era Francesco Maselli? Anzi, chi è Francesco Maselli? Cito. Perché Francesco Maselli ha 92 anni appena compiuti, è uno dei pochissimi registi di quella generazione, lui, Giuliano Montaldo, Paolo Taviani, uno dei due fratelli Taviani, e Marco Bellocchio, che sono ancora viventi, e hanno tutti più o meno insomma, 90 anni, è quasi coetaneo di Gian Maria Volontà. Chi era? Chi è? Chi è stato? Che cosa ha fatto nel cinema? È un regista di cui si parla poco, ma è stato molto importante nella storia del cinema degli anni 50, 60 e 70. Molto importante, e ha lavorato praticamente fino al 2000, lui, come si è occupato sempre di cinema. Lui nasce a Roma, è un romano da Roma, figlio di una famiglia medio borghese intellettuale, un ambiente intellettuale, e ha una biografia che ricorda molto quella che abbiamo visto di Zani, di Petri e anche di Rosi. Come tutti questi registi, giovanissimo si dedica alla politica, cioè già durante l'occupazione tedesca di Roma, lui che è un ragazzino, va alle scuole medie, organizza uno sciopero, una manifestazione di protesta contro l'occupazione degli studenti medi, quindi un atto di coraggio mica da poco a quell'età, in quel clima. E questo è il suo primo gesto, il primo impegno, con cui poi prende contatto con l'ambiente della resistenza romana, che ci resterà poi sempre in contatto i suoi amici, Romadori, Ferrara e altri. Cosa fa? È giovanissimo, nel 45 si iscrive al Partito Comunista Italiano e lui resterà sempre un iscritto, un aderente, un militante del Partito Comunista Italiano fino a quando con la Bolognina nascerà la Cosa. Lui non seguirà la Cosa, ma seguirà le fondazioni comuniste. È un impegno civile che lo accomuna molto, era parte di quella generazione di uomini, di persone, di attori, di registi, di intellettuali che credevano che attraverso il loro mestiere si dovesse cambiare la società, si dovesse contribuire a cambiare la società, che era anche il pensiero di Gian Maria Volontà, e in questo loro erano molto simili, infatti erano anche molto amici, molto legati, avevano una comunanza non solo intellettuale ma anche umana. Maselli comincia a lavorare sotto e ha come maestri due grandissimi nomi del cinema del neorealismo. Il primo è Michelangelo Antonioni, con cui lui comincia a lavorare, collabora, quando Michelangelo Antonioni comincia a fare i primi cortometraggi, quindi anche Maselli come
come Rosi, come Petri, come Lissani, comincia con i cortometraggi. Comincia a cimentarsi nel cinema, nella professione, attraverso i cortometraggi. Il suo maestro e Antonioni resteranno sempre amici e Antonioni lo aiuterà, lo sosterrà anche nella passione personale che ha Maselli, quella di fare da fotografo, di fare scatti con la Polaroid e farà anche molte mostre in Italia e anche in Francia. E Antonioni spesso e volentieri le presenterà, farà da prefazione a questi libri e questi libri che verranno poi dalle mostre, che sono tutti questi scatti di Polaroid artistici, che erano la passione personale segreta di Maselli. Quindi era sempre legato alla fotografia. Ma il nome più importante, anche se quello di Antonioni non è che lo sia da meno, per la formazione di Maselli è quella di Luchino Visconti. Lui diventa aiuto, impara a fare il mestiere del regista aiutando, facendo l'aiuto di Luchino Visconti. E si vede che il suo modo di fare cinema ricorda le tecniche, gli approcci, il modo di lavorare, ma anche la serietà, la scrupolosità, il modo meticoloso con cui ricostruisce l'ambiente, il clima dei suoi film è tipicamente di scuola Visconti, cioè ricorda moltissimo Luchino Visconti. Lui lavora anche come sceneggiatore e così conosce la terza persona fondamentale della sua formazione, che è Cesare Zavattini. Quindi vedete, è una scuola di alto profilo quella a cui si formano questi giovani registi negli anni 50. Negli anni 50 lui debutta proprio anche alla regia, comincia a fare il regista. Fra i suoi film comincia uno dei primi, I Delfini, che forse qualcuno di voi ricorda o ha visto, con Claudia Cardinale e Thomas Milian, la prima volta che li mette in coppia assieme. Poi nel 64, con questa stessa coppia, più Rolf Steiger e altri grandissimi attori, realizzerà quello che è considerato uno dei suoi capolavori, Gli Indifferenti, tratto dal romanzo di Moravia, che è un bellissimo film in bianco e nero, praticamente senza età. Praticamente lo puoi vedere tanto in tanto, la televisione lo dà, è un film senza età. Via via farà sempre film, farà con alterne vicende, soprattutto gli piacevano i ritratti delle persone, quindi faceva molti ritratti femminili delle sue storie. Si cimenterà anche senza successo nella commedia italiana e continuerà a fare film fino a questo film, che per lui è un film molto impegnativo, molto particolare, perché lo impegnerà per anni sia nella preparazione che nella realizzazione, vedremo anche come. Poi, contemporaneamente a questa sua attività professionale c'è l'attività e politica, perché si impegna anche nella politica, c'è l'attività, diciamo, sindacale di questo personaggio. Sì, perché lui non si limita a occuparsi di cinema, ma fa, come farà anche Volontè come attore, si occupa della dignità della professione del fare cinema. In quegli anni era particolarmente compromesso dal sistema un po' vessatorio con cui produttori e distributori appiattivano la libertà professionale di questi, che sono dei lavoratori, dei professionisti, ma sono anche degli artisti. Quindi è una libertà molto particolare quella che loro rivendicano, la libertà creativa. Quindi lui fonda e dirigerà per 30 anni l'Associazione Nazionale Autori Cinematografici, assieme ad altri grandi nomi del cinema italiano. E nel 2001, quindi era già molto vecchio, questo suo impegno l'ha proseguito per tutta la vita, anche quando non realizza più film, lavorerà per la televisione, farà tanti film. Ma nel 2001 lui farà una fondazione assieme a Monicelli, a Pontecorvo, a Giraldi, ad altri vecchi grandi autori, un'associazione che vuole fare da ponte fra il cinema, diciamo, in tempo, dei suoi tempi, e quello contemporaneo con i giovani registi, che si chiama Fondazione Cinema nel Presente, che è ancora funzionante oggi. Tanti impegni, tante cose, un Maselli quindi un uomo estremamente impegnato, un uomo estremamente attento alla realtà, un uomo di sinistra che voleva intervenire attraverso il suo lavoro nella trasformazione positiva della società italiana, democratica della società italiana. In questo era molto simile a Volontà. In questo film si mette tutto il suo impegno con una ricerca storica curatissima, che magari non si riesce a cogliere, ed è per questo che mi permetto di fare due digressioni per spiegare intanto di che cosa racconta e poi qual è il periodo storico in cui è calato questo film. Prima digressione, di cosa racconta? Beh, l'ho detto, è la storia di un operaio comunista, militante del Partito Comunista e anche dirigente, nel 1934 in Francia, clandestino, quindi sotto falsa identità, che viene mandato, prima ritorna dall'Italia alla Francia, di fatto fa il corriere, fa quel mestiere difficilissimo, rischiosissimo, di quei quadri dirigenti che venivano mandati a organizzare l'antifascismo clandestino in Italia, riorganizzarlo, a tenere le fila e anche a portare materiale, informazioni e,
e a tenere le fila di questo movimento. Lui viene mandato in missione di nuovo in Italia dopo essere scappato a un agguato della polizia, sa di dover tornare con rischio, capisce che è rischioso, ma è mandato non solo per riorganizzare, portare materiale, eccetera, e soldi, ma deve anche scoprire una spia. Quindi un film proprio legato alla suspense. Moltissima suspense, ma è una storia vera, è basata su una serie di storie vere a cui Maselli ha attinto. Perché dico questo? Perché in quegli anni, degli anni 74-75, c'è stata l'esplosione di una grande memorialistica di operai, lavoratori e comunque di gente che aveva fatto questa vita dell'antifascismo militante degli anni 20 di sotto il fascismo e ha raccontato le proprie esperienze. Era una riscoperta di una parte tenuta nascosta, oscura, della storia del PC, incoraggiata dallo stesso Partito Comunista, Longo, che era stato prima segretario e poi era diventato nel 74-75, era presidente del Partito Comunista, incoraggiava questa riscoperta, questa portare alla luce con tutte le contraddizioni e gli errori, raccontandoli di quel periodo difficilissimo. Ripeto, l'ora più buia, più difficile della storia del Partito Comunista clandestino. Perché è difficile quell'ora? Seconda digressione storica. Nel 1933 in Germania prende il potere, siamo nel 34, quindi nel 33 ha preso il potere Hitler, nel 30 gennaio. Tra 10 anni probabilmente ci saranno delle solenni celebrazioni per ricordare la presa del potere, visto l'aria che tira, ci aspettiamo anche questo. E cosa significa per l'organizzazione del movimento internazionale? Significa una durissima sconfitta, perché uno dei partiti comunisti più importanti dell'Europa occidentale, il Partito Comunista Tedesco, viene messo in clandestinità. A dire la verità, sparisce. Sparisce come spariscono tutti gli oppositori, quasi tutti quelli che non si mettono in salvo, quasi tutti gli oppositori di Hitler spariscono. I primi campi di concentramento, ricordatevelo sempre, perché siamo vicini alla giornata della memoria, nascono in Germania per far scomparire fisicamente, diciamo che li sperimentano, proprio sugli oppositori. Sindacalisti, oppositori di sinistra, non solo comunisti ma anche socialisti, e poi gli altri, liberali, tutti quelli che avevano anche collaborato con questo cancelliere a capo di un governo conservatore di estrema destra, progressivamente vengono eliminati e nasce il Reich, di cui lui è il padrone assoluto. Quindi questo significa un cambiamento totale del programma anche che avevano i russi, che avevano l'Unione Sovietica, quella visione fatta di scontri fra socialisti e comunisti, di divisione, di polemiche, significa dover cambiare rotta. E tra il 33, 34 e 36, progressivamente ci sarà un riavvicinamento, si costruirà con molta lentezza, con molta difficoltà, un riavvicinamento per le diverse posizioni che si erano fino allora contrastate in esilio, sia in Francia che in altri paesi, fra comunisti, socialisti e altri rappresentanti dell'antifascismo, dopo la caduta di Mussolini. Quindi l'Europa è privata, rimane un solo partito comunista legale, vero, forte, ed è il Partito Comunista Francese. La Francia resta un'isola, dove infatti sono confluiti tanti antifascisti, clandestinità. E io parlo per ragione personale, qui faccio una parentesi personale sulla storia della mia famiglia, perché mio padre, che è andato in Francia clandestino, anche lui un operaio, proprio esattamente come Emilio R., era un quadro operaio comunista, è scappato dall'Italia nel 25-26, si è fatto 16-17 anni di clandestinità in Francia, 4 di questi combattendo come resistente a Parigi. In quegli anni, proprio nel 34, dopo essere stato responsabile sindacale di tutti i lavoratori italiani della regione parigina, presso la CGT, cioè la CGL francese, era diventato in quegli anni, sotto la guida di Vittorio e di Sereni, responsabile della formazione dei quadri che tornavano in Italia proprio come Emilio R. Quindi li formava, li preparava, li sceglieva, aveva questa difficilissima responsabilità, insieme ad altri, di organizzare questi ritorni. Attenzione, quando succedeva quello che succede poi nel film a Emilio R., andava male Emilio R. che finirà a fare il carcere duro, e allora era davvero duro, non come quello che c'è oggi in Italia, per cui piagnucolano criminali, mafiosi e di altro stampo. Era duro davvero, perché erano dure, durissime, inaccettabili, quasi insopportabili. Mi dicono Sandro Pertini, rileggetevi le lettere di Sandro Pertini e rileggetevi gli scritti di Sandro Pertini quando racconta quanto difficile è stato lui, che l'aveva voluto e aveva voluto restare là, giovane, vedere la sua giovinezza sfiorire dentro al carcere. Era duro davvero, pensate che in quegli anni in carcere muore proprio di malattia non curata volutamente Antonio Gramsci.
e tanti altri che non hanno il nome famoso di Antonio Gramsci hanno visto la loro salute minata da quell'esperienza. Tanti erano, perché nel 1932, per esempio, l'intero centro comunista della centrale comunista in Italia, operativa in Italia clandestina, viene arrestata. Il regime è molto forte in quegli anni. Nonostante la crisi degli anni 30, nonostante ci siano manifestazioni di dissenso operai e contadini per i problemi economici, il regime è molto forte. Luigi Longo dirà: abbiamo 5.000 iscritti in Italia, ovviamente sempre sottinteso clandestini, che non è che si potessero fare le tessere come fa Piero Collegarin per l'ACI, diciamo che era piuttosto difficile iscrivere le persone e anche molto rischioso. Di questi 5.000 purtroppo solo una minima parte, il 5-6% sono operai, sono troppo pochi. Quindi un quadro operaio era un investimento importantissimo, perché era in grado di raggiungere altri lavoratori. Il mestiere che ha fatto mio padre era proprio questo, la sua funzione, e quella è anche la funzione di Emilio R. Mio padre, quando vede questo film, per esempio, lo riconosce. È convinto di averlo riconosciuto, me lo ricordo bene. Non solo dice che il film è perfetto, perché è proprio così che hanno vissuto quell'esperienza. Addirittura gli oggetti riconosce. Ma dice anche che lui si ricorda un compagno piemontese che aveva quelle caratteristiche, che ha fatto quella fine. Si è fatto il carcere duro, poi nel 43 è riuscito nella conclusione dell'amnistia a sentire ed è andato a raggiungere la resistenza. E mi sono sempre domandata se l'intuizione di mio padre era vera, chissà se Emilio R., chi era lui, quando ha visto questo film di Maselli, magari Maselli lo conosceva anche, ha tenuto nascosta la sua identità, non lo so, però se l'ha visto, l'emozione che deve aver provato, chissà quali sono state le sue sensazioni nel rivedersi in quel film. Io, che sapevo quelle storie, che facevano parte della mia, dei racconti della mia famiglia, quando ho visto quel film la prima volta, l'ho visto da sola, poi l'ho rivisto con i miei genitori, ho provato un'emozione fortissima, perché mi sono vista davanti le cose che mi ero immaginata dai racconti dei miei genitori, le ho viste proprio esattamente come me le avevano raccontate. Questo significa che Maselli fa un grandissimo lavoro storico, si tuffa in questa memorialistica, va con la sua compagna a fare uno scavo lunghissimo in mezzo ai documenti e ricostruisce questa storia attraverso questa sceneggiatura. C'è un episodio simpatico, perché questo è un film travagliato, permettetemi di inserire in questa situazione drammatica un episodio simpatico. Maselli ha pronta la sceneggiatura, ha chiamato a collaborare a questa sceneggiatura e poi al film due comunisti come lui, grandissimi amici suoi, che fra loro sono amiconi, perché uno è praticamente l'intellettuale di riferimento dell'altro. L'intellettuale di riferimento dell'altro si chiama Antonio Solinas, che con Ugo Pirro ha fatto tante sceneggiature anche per Petri, per Lizzani per altri legisti. È un sardo di poche parole, intelligentissimo, però una persona estremamente grande di cultura. E per Gian Maria Volontè voleva dire tutto. Era un amico personale, fraterno, gli voleva un bene dell'anima. E quello che gli fa scoprire la Sardegna come mare, perché non marinaio, Volontè lo vedremo quando racconteremo la sua vita, la grande passione per il mare, scopre la Sardegna dove poi finirà per andare a vivere ed è anche sepolto. Quindi per lui, quello che diceva Solinas era, non dico il vero, ma una cosa estremamente importante. Solinas però voleva dare a questo film un'impronta più di suspense, gli sarebbe piaciuto virarla sul giallo. Quindi a un pranzo, a una cena, anzi scusate, davanti a Maselli, a sua moglie, ad altre persone, tra cui Volontà, racconta come lui vorrebbe vedere cambiare la sceneggiatura. Maselli non è molto contento, dice: mi sono sentito crollare il mondo addosso perché capivo che il film pigliava un altro binario. Non sapevo cosa dire, stavo pensando cosa dire quando sento vicino a me la voce baritonale di Gian Maria Volontè che dice, tranchant, io un film così, guardando in faccia il suo amico Solinas, non lo farò mai. E di lì è morta l'idea di Solinas, non sapremo mai se avrebbe potuto fare qualcosa di meglio. Qualche critico dice che è male amalgamato in questo film. In realtà questo è un film pensato con grande intelligenza, come un omaggio storico freddo, non emotivo, a un periodo estremamente tormentato. Ricrea proprio il clima del tormento, del sospetto, delle vite sospese con grande abilità. Ed è giocato con tantissimi flashback che all'epoca noi riuscivamo benissimo a reggere. Oggi, se non ti mettono le spiegazioni di che epoca, di che anno stai parlando e vanno avanti e indietro nel tempo, gli spettatori si perdono con grande facilità e fanno fatica a digerire. Ma noi eravamo abituati a Berman, ad Antonioni, a Pasolini e ad altri registi ermetici, non voglio citare per non disturbare qualcuno, Godard, ma insomma eravamo abituati ad andare a vedere film difficili, quindi non ci smantellavamo facilmente, avevamo il cervello più allenato. Oggi siamo tutti quanti molto appiattiti, ci devono spiegare anche con le didascalie quello che stiamo vedendo.
Quindi i critici di oggi si smarriscono, voi non smarritevi. Ecco, ma Volontè seppellisce questa cosa e il film viene fatto con una lavorazione lunghissima, costerà 1 miliardo di lire, prodotto e distribuito dall'Italnoleggio, quindi da una società pubblica. Perché costa tanto? Perché Maselli, che è un viscontiano, ricostruisce fedelmente la Parigi e la Torino degli anni 30. Non solo negli abbigliamenti, negli oggetti, ma proprio anche nel clima, negli ambienti, quindi costa tantissimo. Costa soprattutto il montaggio, come vi ho spiegato, per tutti questi flashback, che durerà un anno, quindi un film molto lavoroso. Quando esce, prima di proiettarlo, Maselli ha due problemi. Il primo è il nome, perché nasce come Il viaggio di Emilio R. nell'Italia fascista. No, non va, perché mettere Italia fascista significa mettere in allarme i fascisti, che allora c'erano, oggi non ci sono più, e che allora andavano a rompere le scatole nelle sale cinematografiche, l'avevano fatto per molto meno, per Allarmi siamo fascisti, che era un film tutto sommato comico, satirico. Avevano distrutto le locandine, bruciato, minacciato i gestori delle sale. Quindi per evitare, anche se sono passati anni, che ci siano questo tipo di gole, cancellano questo titolo provvisorio e mettono in sospetto. No signori, salta fuori la RKO, casa americana distributrice dei film di Hitchcock, che aveva distribuito il film Suspicion con il nome Sospetto, quindi un accidente. Ecco che diventa Il sospetto di Francesco Maselli. E così viene distribuito. Viene distribuito, prima di fare delle sale, viene proiettato alla direzione del Partito Comunista Italiano, che lo vedo in anteprima. Ho preoccupato Maselli del giudizio dei suoi compagni dirigenti. Ci penserà Luigi Longo, che prima ancora che le luci si riaccendano dal fondo della sala, dirà: hai fatto un film bellissimo, sei molto bravo. E infatti gli elogi pioveranno su Maselli dai giornali, anche dei giornali della stampa borghese. L'elogio migliore glielo farà Alberto Moravia, sì, glielo farà anche, glielo faranno Pajetta e Amendola, ma soprattutto Moravia. Pajetta dirà: noi ci riconosciamo pienamente dal punto di vista storico e dal punto di vista emotivo, emozionale, cioè ci ritroviamo in questa storia. Il pubblico l'accoglierà bene, diventerà un film simbolo per parecchio tempo. Quella frase che pronuncia alla fine del film Gian Maria Volontè sotto le piogge di voto della polizia fascista che l'ha arrestato in Italia: sono un militante del Partito Comunista Italiano e non ho altro da dichiarare, diventerà una frase che molto spesso i giovani del PC pronunciavano ironicamente, oppure venivano sberlefati con questa frase da altri che i comunisti non erano. A me piace l'espressione finale con cui Gian Maria Volontè risponde al suo torturatore, che tenta anche di corromperlo: ma io questa cosa l'ho capita e sono pienamente d'accordo, quindi si accetta il carcere tranquillamente, anche se ha capito che fa parte di una scelta che è stata fatta a monte per metterlo praticamente come una notte chiedo per l'alloggio all'interno di una situazione che lui non ha controllato e non ha gestito. Gian Maria Volontè fa un'interpretazione straordinaria, lo fa da par suo, vedete come, un'interpretazione intensa, fisica, riesce fisicamente proprio con i silenzi, con i gesti, a ricreare questo clima di solitudine esistenziale di questa persona. Il film è molto asciutto, è fatto di dialoghi. Gian Maria Volontè però chiederà più di una volta al regista di fare delle modifiche. Fra queste, una, d'accordo con Renato Salvatori, che è il suo alter ego nel film, di abolire completamente una parte dei dialoghi, perché lui riteneva che guardandosi negli occhi e recitando col corpo, lui e Salvatori avrebbero reso meglio che con le parole. Io mi fermo qua, ho detto anche troppo, è un film importante, andava raccontato un po' più nel dettaglio, perché, ripeto, un film che è completamente dimenticato nella coreografia, nella lunga carrellata di cinema che Gian Maria Volontè ha fatto. Vi do appuntamento a sabato e domenica prossima, spero che siate numerosi come oggi, anche qualcuno in più, e vi ringrazio della vostra pazienza e attenzione. Grazie.